Oggi io, coincidenza, ho parcheggiato per prelevare e ho parcheggiato vicino a una macchina. La persona di questa macchina mi è venuta di fianco, ha fatto di quelle facce che ho detto, ma neanche le avessi strisciato la macchina, poi non era proprio vicina, ma si vede che aveva le scatole girate. Ecco, in quel momento cosa avrei dovuto fare io invece di andarmene via? Eccoci qui con un nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi rispondo alle domande che c'erano così tra i commenti nella live del 25 novembre del 2019, per chi magari mi guarda più avanti. Ebbene, è stata una live che è piaciuta parecchio da quello che si è capito ed era stracolma di ciao, eccomi qui e via dicendo, e anche tra l'altro complimenti al mio lavoro, a quello che faccio, e colgo l'occasione per ringraziarvi tutti. Ebbene, alla fin fine non c'erano tante domande, a qualcuna ma poche ho risposto in diretta, e colgo l'occasione quindi per rispondere a quelle che c'erano effettivamente, e sono quattro. Bene, prima di partire però vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina, e adesso sigla! Partiamo con la prima. Io, a dire la verità, questa l'avevo così leggiucchiata in diretta facendo i complimenti, perché aveva detto una cosa, era un invito ad un qualcosa di molto molto importante, e parlo di Anima Luce, un nome, che un nickname che questa persona si è data nel web, e lei ha scritto: aiutaci con meditazioni guidate per la rabbia e i sensi di colpa. Io qui mi sono proprio scritto, beh, durante la live ho elogiato questo commento, perdonate, perché effettivamente intanto è una cosa che vorrei fare, questo tipo di meditazione sulla rabbia e sui sensi di colpa, e poi perché alla fin fine, scrivendo questo, ho capito che la gente che mi segue ha capito qual è il fulcro, il perno che muove le montagne, talvolta in senso un po' bruttino. Ma veniamo alla mia risposta, ve la leggo perché mi risulta più facile, anche perché ci sono ben due pagine belle pienotte. Allora, la leggiamo. Per la rabbia, l'ho diviso in due, rabbia e sensi di colpa. Per la rabbia può essere utile immaginare chi ci ha suscitato questo sentimento, quindi fate un po' mente locale, come immaginarlo quindi come un bambino indifeso, immaginare chi ci ha fatto dei torti come un bambino indifeso, spacca tutti i muri che ci mettiamo in mezzo, che non è stato quindi capito dai suoi genitori. Fatelo con tutte le persone che incontrate che vi danno fastidio. Oggi io, coincidenza, ho parcheggiato per prelevare e ho parcheggiato vicino a una macchina. La persona di questa macchina mi è venuta di fianco, ha fatto di quelle facce che ho detto, ma neanche le avessi strisciato la macchina, poi non era proprio vicina, ma si vede che aveva le scatole girate. Ecco, in quel momento cosa avrei dovuto fare io invece di andarmene via per conto mio? Dovrei essermi fermato un attimo e averla immaginata, bambina piccola, che ha i suoi genitori lì vicino che non la stanno rispettando al 100%, se non che addirittura tra loro due non si stanno rispettando. Quindi vederla un po' nel vero senso della parola come un bambino indifeso, una bambina indifesa. Continuo. Di fronte a ai bambini tutte le resistenze crollano, le ho chiamate muri poco fa. Non si tratta solo di immaginare, ma di capire che veramente quella persona è una persona non capita, e del resto ragiona con la rabbia perché non si sente capita, parte già dall'idea non mi capiranno, ma non ci pensa neanche, soprattutto se punzecchiata o ci giudica, quindi noi reagiamo male per questo motivo. Più una persona vuole mostrarsi grande, più dentro di sé è una persona insicura. Quindi visualizziamola piccola, inviamole luce e diciamo tra noi: possa questa luce farti trovare la forza che è già dentro di te. Io vi invito a prendere carta e penna, adesso vi lascio il messaggio in sovrimpressione, prendere nota, fermando magari questa registrazione, perché questa frase, detta magari a parole vostre, può veramente aiutarvi. Ve lo dico
diciamo anche con il cuore, e soprattutto se ci tenete per migliorare la vostra vita, i vostri progetti e per la vostra discendenza. Poi, per quanto riguarda i sensi di colpa, allora io ho scritto: i sensi di colpa sono tra tutti i sentimenti apparentemente inutili. Tra tutti i sentimenti, insomma, sono quelli che possiamo etichettare come inutili. Semmai si possa dire, ho scritto, che Dio abbia creato qualcosa di inutile, quindi ne dubito fortemente. Quindi partiamo dall'idea che esiste una logica in tutto questo. È brutto il termine logica quando parliamo di qualcosa che ha a che vedere anche con il cuore, con la luce, però per un attimo usiamo il termine, diciamo così, logica. Per toglierceli di torno, quindi i sensi di colpa, pensiamo a tutte le cose buone che abbiamo fatto nella nostra vita e immaginiamo che per ogni senso di colpa vada a sostituirsi una cosa buona. Adesso arriviamo al punto e vi spiego il perché ho detto questo. Ci renderemo subito conto che le buone azioni superano abbondantemente i sensi di colpa. Vabbè, vi leggo quello che ho scritto, i quali servono appunto questi sensi di colpa a rallentare la nostra evoluzione, perché mettono un freno alle situazioni che potremmo vivere e ci bloccano. Io ho scritto sotto in maiuscolo tutto questo perché esiste un serbatoio di energia positiva, chiamiamola così, che noi non sfruttiamo, che vengono chiamate azioni illuminanti. Cioè dentro le azioni illuminanti, cioè dentro a questo serbatoio ci sono le azioni illuminanti, tutte le belle cose che abbiamo fatto, che non vengono appunto sfruttate, nel senso che portano a qualcosa di positivo. Sapete che se facciamo del bene otterremo del bene, ma non vengono sfruttate, quindi non godiamo di qualcosa che di rimbalzo, come un boomerang, ci torna come qualcosa di buono. Proprio non vengono sfruttate a causa del fatto che non ci sentiamo meritevoli in quanto abbiamo dei sensi di colpa. E questi sensi di colpa non sono quelli che noi etichettiamo per l'appunto come sensi di colpa, sono soprattutto quelle volte che ci siamo sentiti imperfetti, che i nostri genitori ci hanno accusati da piccolini e abbiamo pensato di non essere all'altezza per soddisfarli. Ma chi ha mai interpretato le cose così? Ma l'inconscio lo fa esattamente questo. Andiamo con un'altra domanda di Barbara M. Io sono, dice, molto insicura. Ho sempre paura di sbagliare perché da bambina i miei me ne dicevano tante. Cara Barbara, di tutte le sessioni che faccio io, tutte le persone si sono sentite insicure prima o poi. Comunque, la mia risposta è la seguente. I segni di quello che ci dicevano i genitori sembrano indelebili, ma non lo sono. È sufficiente riscrivere il passato immaginando, alcune scene diverse. In realtà, magari ve lo leggo così è più facile, in cui sei stata stroncata, e visualizzare invece i tuoi genitori che ti lodano e ti abbracciano. Allora, va detta una cosa, noi non possiamo, è un principio dell'inconscio, non possiamo cambiare il passato, i fatti così come si sono compiuti, ma possiamo cambiare le reazioni. Ora, una reazione diventa, diciamo così, aiuta a creare una situazione migliore nella nostra vita, se è positiva, se è buona. Ora, se la criticavano, gliene dicevano tante, lei è piena di, questa Barbara, di reazioni, chiamiamole per un attimo, negative. Cosa può fare lei? Immaginare che la scena sia uguale, quindi ne prende tre in totale, prendetene tre tutti quanti voi e cambiate le parole che venivano usate e percepite che la reazione è diversa, lo scenario attorno è identico, quindi metti che hai fatto un errore, lo mantieni uguale, ma cambi la reazione che loro hanno avuto e la reazione che tu hai avuto nel vivere quella reazione, perdonate la ripetizione, fallo almeno, io ho scritto, due volte al giorno per una sola settimana. Ora, perdonate, ripetere un esercizio che durerà un minuto per due volte al giorno per una settimana non mi sembra granché di sforzo. A volte ci sabotiamo per niente.
il tuo inconscio si sintonizzerà su una linea più positiva. Quindi noi ci settiamo, in questo caso facendo questo esercizio, su una linea della vita più positiva e si convincerà che sei stata premiata per la tua creatività e di conseguenza i tuoi obiettivi si realizzeranno più facilmente. Questo non solo in ambito familiare, ma anche sentimentale, lavorativo, economico, aggiungo, e via dicendo. Ora arriviamo ad Amy. Non dico il cognome, tanto è l'unica Amy della live. Io a volte ho paura di telefonare, dice lei, per una richiesta di servizio, per non avere un rifiuto o diniego. Cosa nasconde? Cioè lei dice, vorrei prendere il telefono, ma temo che dall'altra parte mi dicano di no. Allora, questa situazione, rispondo io, nasconde dentro te un conflitto di abbandono. Punto. Temi di essere rifiutata, quindi ricordiamoci, quando temiamo il rifiuto, dietro c'è un conflitto, una paura dell'abbandono. Temi di essere rifiutata e quindi allontanata dal clan, dalla famiglia, tutto a livello ovviamente inconscio. Quello che ti consiglio è di cercare un angolo di casa tua. Questo è un atto, chiamiamolo psicomagico. Quindi ti scegli un angolo, un punto più che un angolo, un punto, perché l'angolo, voglio dire, è fatto di energia stagnante anche, sapete che lì si accumula di tutto. E in questo punto della casa tu ti circondi con un filo rosso e poi metti tutto a suo quadro. Cioè, una volta che tu ti sei fatta 2-3 giri con il filo rosso, è una cosa simbolica questa, comincia a mettere in disordine. È un modo per essere accettata nonostante i disastri che possiamo aver combinato. Ti libererai dei sentimenti negativi, ti sentirai padrona di te stessa e della tua vita. Alla fine taglia il filo rosso e di ora sono la nuova Amy. Questo atto psicomagico, chiamiamolo così, lo consiglio a tante persone perché lavora tutto con, io li chiamo i codici, le equazioni, il simbolo, il filo rosso. Pensate che viene utilizzato persino nella magia nera. Ora attenzione, io sono molto lontano dal mondo della magia nera, me la vedrei, tra l'altro non apprezzo chi ne parla, però è un mondo che fa uso delle leggi dell'inconscio e quindi, diciamo così, le leggi dell'inconscio possono essere usate sia per il bene ma purtroppo anche per il male. Questa è un'occasione per fare del bene a se stessi e anche ai discendenti. Poi la quarta e ultima domanda di Paola. Fabio, mia madre, che adesso non c'è più, contestava tutto ciò che mi riguardava, vestiti, capelli, eccetera, eccetera. Io ho risposto, cara Paola, è possibile che da quando tu sei nata, tua madre si sentisse in un certo senso in competizione con te per il territorio. Allora, sia chiaro che un filo di competizione, il genitore lo prova sempre. Ha la paura di essere superato dal figlio. Uno dirà, ma scusami, io spero che mio figlio o mia figlia sia meglio di me. Esiste una legge che dice onora il padre e la madre, quindi spetta anche ai tuoi discendenti, di non superare il genitore. Di rimbalzo noi genitori speriamo, ci auguriamo che loro rispettino questo onora il padre e la madre senza essere più felici di loro, quindi dei genitori. Altrimenti ci sentiamo in colpa coi figli di essere andati oltre a questo principio di onorare il padre e la madre. Vi sembrerà una cosa assurda, ma per chi ha fatto studi in ambito di psicobiogenealogia sa che questa è una legge. E questa competizione esiste sempre e c'è il top del top, che lo vedremo tra poco, di quando nella nostra genealogia c'è stato un abuso sessuale, ma ci arriviamo tra un attimo. Allora, spesso nasciamo, ma il nostro stesso concepimento ha messo in discussione i nostri genitori, creando in loro dinamiche difficili, e quindi cercasse la dominanza in casa. Praticamente c'è una lotta per il dominio nel territorio, abbassando te cercava di alzare se stessa. Questo è il classico, lo trovi in qualsiasi ambito, nella società, nel lavoro. Non sto assolutamente
svalutando l'amore di tua madre per te. Ma ci sono dinamiche inconsce che a volte provengono molto lontano dal nostro albero genealogico. Basti pensare, e arriviamo al punto di poco fa, se nel tuo albero genealogico ci sia stato un padre che abusava della figlia preferendola alla moglie, lettura dell'inconscio, chi fa costellazioni familiari sa bene di cosa sto parlando, parlo di un programma inconscio. Ed il gioco quindi è fatto. La paura inconscia è: temo che mia figlia porti via l'attenzione di mio marito. Guardate che questo programma, che ripeto è inconscio, esiste, io l'ho visto in centinaia di casi, e non necessariamente parliamo di un abuso sessuale delle ultime due generazioni, può essere molto 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 più in là, anche sesta, settima, e lì, perdonate, ma aumentano vertiginosamente le probabilità che ci sia stato, se non un abuso vero e proprio, un qualcosa di molto vicino, tristemente. Quindi la paura è di non sentirsi scelti a sufficienza dal marito a causa della nascita di una figlia. Questa è una cosa che fa venire la pelle d'oca, e se voi dite sì, fa venire la pelle d'oca, io vi dico sono d'accordo pienamente con voi, però vi posso assicurare che è un programma che si può vedere perfino dalla data di nascita e si può vedere dai primi atteggiamenti che ci stanno. Una delle prime crisi che prendono una coppia, salvo se c'è stato un aborto per esempio, sono proprio le nascite. Perché? Perché il partner, l'altro partner, dice: la mia moglie o il mio marito non mi guarderà più come prima, visto che è nato un terzo soggetto. Uno dice: sì, ma guarda che alla fin fine eravamo tutti felici. Sì, ma non è felice il tuo conflitto di abbandono di quando da bambino o da bambina, esempio classico, esempio più gettonato, nacque tua sorella, tuo fratello e portò via l'attenzione. Cosa succede? Che la nascita di un figlio o di una figlia va a ripescare quella memoria e la manda alle stelle. E purtroppo nascono i casi poi di coppie che per vie diverse si lasciano o cominciano a avere delle crisi, ma non capiscono che è quella l'origine della problematica tra loro. La riversano su altre cose, il lavoro, la suocera, il calcio, la televisione e quant'altro. Quindi non biasimare tua madre per quel che riesci, per quel che riesci, perché lei a sua volta è stata una vittima di non sentirsi quindi scelta. Quindi voglio dire, è uno schema che si ripresenta di generazione in generazione, quindi è una ruota, e non vuol dire che parliamo solo di mamma figlia, può essere anche mamma figlio, e qui ne ho viste di cotte e di crude, soprattutto quando questi si sposano, vanno a convivere con una donna e entrano in competizione con questa donna che sarebbe la nuora, e lì nascono problemi con il figlio stesso. Perché? Perché sentono come che non preferisce più la madre ma la nuova compagna. Insomma, sono cose che fanno parte della natura, noi non possiamo neanche più di tanto giudicarle. Bene, io ricordo soprattutto i nuovi 4 link in descrizione. Il primo vi permette di accedere alla pagina del mio sito dedicato agli incontri a tu per tu con me per risolvere i vostri problemi. Ci sono due moduli. Modulo 1, voi mi presentate un obiettivo e con questa, che viene chiamata sessione di sblocco tramite Skype, Messenger, insomma a tu per tu con me, anche dal cellulare mi va benissimo, io con i miei metodi vi vado a lavorare la memoria, ho dei sistemi tutti miei, poi con una pratica quotidiana che vi do si va a sbloccare la situazione. Modulo 2, per l'attivazione della chiaroveggenza, è previsto aver fatto almeno una sessione del modulo 1 e dobbiamo conoscerci. Io tanto spesso ultimamente, anzi dico proprio, sono io che lo dico, guarda che nel tuo caso ci sono le condizioni per fare questo percorso, quindi non sentitevi distanti dalla possibilità di avere un talento di questo tipo, perché molto spesso la paura, pensate, attivando questo talento, è di risvegliare il conflitto di abbandono. Per chi lo ha seguito il percorso sa a cosa mi riferisco. Dopodiché viene rilasciato un diploma a risultato raggiunto.
Poi ci sono le mie due gioie, Alaisha e il manoscritto segreto, i libri che ho scritto quest'anno nel 2019 che hanno avuto, vedevo proprio oggi le statistiche, un gran successo. Grazie, grazie, grazie. Veramente. Sono pieno di 5 stelle grazie a voi. E anche grazie a me. Sono due saggi di psicobiogenealogia, quindi lo studio dell'inconscio, i suoi principi, la genealogia, però romanzati. Quindi il tutto è facilitato attraverso delle storie. Voi vi identificate con i personaggi e quindi memorizzate tutto meglio. Poi c'è la pagina del mio sito dedicata ai videocorsi, sono i tre principali miei seminari sotto formato, diciamo, video. Ci sono anche le dispensine stampabili, i percorsi sono, partendo dall'ultimo che ho creato, Come diventare ricchi, che ha avuto un successo enorme grazie a voi, poi Come leggere la matrice per lo studio della realtà che ci circonda, cioè l'inconscio e il rapporto con la materia, e la materia che stimola, senza volere, stimola problematiche genealogiche che possiamo evitare proprio riconoscendo la materia dove è collocata, il colore, la forma, e poi il percorso di numerologia e DNA, lo dice già il nome. E per terminare la pagina dedicata alle live, la data, il titolo e il calendario. Io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video, un grandissimo abbraccio, al prossimo video da fabionezzac.net.